Buongiorno a tutti, da qui il Ceppo. Allora, questo è il mio secondo video dove appunto faccio una recensione di un'opera d'arte. Un'opera d'arte che mi piace, che è davvero molto significativo come opera, cioè questa. Molti di voi l'avranno già riconosciuta ed è l'Annunciazione di Simone Martini. Simone Martini chi è? È un artista del 300, del 1300, quindi durante il Medioevo ancora, quindi prima del Rinascimento. E 1300 chi c'è anche oltre a Simone Martini? Giotto. Giotto, quindi un artista che ha dato inizio a una rivoluzione dove si stacca dall'arte bizantina di donne in trono e di crocifissi irrealistici, e realizza Giotto appunto gli affreschi ad Assisi, quindi con i racconti di San Francesco, quindi un racconto di una storia vera, di un santo veramente esistito e di una città d'Assisi che si ricorda ancora, mentre Giotto realizza i suoi affreschi, si ricorda ancora San Francesco che girava per la città. Simone Martini invece. E come avete già visto dall'opera, sì, secondo me si vede sempre ancora un attaccamento all'arte bizantina, quindi con uno sfondo irrealistico, con questo sfondo d'oro, quindi come una luce divina, quindi una scena sempre irrealistica. E appunto ha realizzato questa annunciazione dove l'angelo, inginocchiato davanti alla Madonna, che la sta dando la buona notizia. Molti artisti hanno sempre realizzato la Madonna in una posa sontuosa, regale, quindi di una Madonna che non si scompone mai, di una donna santa. Invece Simone Martini l'ha realizzata per ciò che è invece, una donna comune, una donna con le proprie debolezze, con le sue debolezze. E quindi quando ha sentito questa notizia, Simone Martini l'ha realizzata in un momento in cui è scomposta, quindi sempre in trono, quindi di una donna. Sempre in trono, ma scomposta in un momento di spavento, perché appunto sa già di quello che le sta per capitare, che sarà la madre dei figli di Dio. Poi Simone Martini l'ha realizzata all'interno di questo polittico, di questa finta architettura, tipico gotico. Infatti, quando uno entra all'interno di una chiesa, vede subito una chiesa alta, una chiesa che spicca verso l'alto, molto sottile e con molte vetrate, quindi di una luce continua che entra e quindi come una luce di Dio che entra nella propria casa. È stato un video un po' molto corto, ma adesso cercherò di fare video con più argomenti e con una spiegazione maggiore. Spero che vi piaccia questo video. Al prossimo video, che sarà di sicuro un po' più. Sarà abbastanza vicino, dai. Ci vediamo al prossimo video. Da qui il Ceppo, dal Ceppo. Ci vediamo presto. Ciao.